Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di una condizione che si viene a creare ogni volta: quando fare il prelievo del testosterone, a che ora e se si può mangiare oppure no. Effettivamente direi di rispettare i classici canoni. Noi sappiamo che abbiamo un picco di testosterone essenzialmente durante la mattina. Questa condizione, questa circadianità del testosterone viene a mancare nell'anziano, che quindi ha una distribuzione un po' più omogenea durante la giornata. Il consiglio pratico è quello di eseguire il prelievo essenzialmente fra le 7 e le 10 del mattino a digiuno, perché effettivamente numerosi studi hanno evidenziato come l'introduzione massiva, acuta, diciamo, come una colazione un po' veloce di carboidrati, può ridurre anche del 25% temporaneamente i livelli di testosterone nel nostro organismo. Per cui ecco che una colazione, anche se viene fatta, perché si sa che in ogni caso dobbiamo dosare degli ormoni e non glicemia, colesterolo, lipidi e quant'altro, potrebbe invece interferire su quelli che sono poi i risultati, quindi sulla veridicità del prelievo. Allora, questo è un piccolo appunto, perché probabilmente in anni passati anch'io su questo argomento ero un po' più superficiale, per cui dicevo al paziente che poteva regolarmente mangiare. Invece chiaramente l'introduzione di alimenti innesca una serie di metabolismi, tra cui il rilascio di altri ormoni, in primis l'insulina, che sicuramente possono poi interferire su quello che è l'asse ormonale. Allora, ricordiamoci di fare il prelievo a digiuno. Ricordo parallelamente a questo di però introdurre liquidi e acqua, chiaramente acqua, solamente l'acqua, perché molte persone in TRT spesso combattono con l'ematocrito alto. Vi farò un video sull'ematocrito a breve. È utile andare idratati, non dobbiamo ingannare il laboratorio o noi stessi, ma dobbiamo far sì che non ci sia la disidratazione di 12 ore di digiuno. Quindi no mangiare, ma sicuramente idratarsi con una quantità di acqua che non deve superare comunque il mezzo litro. Detto questo, la domanda classica è: testosterone totale e libero? Sul libero vi sono grosse difficoltà di metodica, non vi è un'automazione di molti sistemi dettagliati, la dialisi inversa, dialisi in equilibrio. Questi sistemi permetterebbero di avere dei valori di libero attendibili, ma non è così semplice, sarebbe anche molto costoso. Tutto sommato, noi sappiamo che il testosterone che noi andiamo a misurare è quello totale, e poi numerosi laboratori ci danno un libero che può variare di volta in volta, di minuto in minuto, direi, anche perché il libero è la quantità che utilizza il nostro corpo in quel momento e la quota lasciata libera per poter agire e andare sui recettori, e quindi è un qualcosa che avviene anche in periferia, nei tessuti. Quindi noi dovremmo avere quasi la capacità, lo dico scherzosamente, di fare la biopsia del tessuto per trovare la frazione di testosterone libero che si è liberata in quel momento. Chiaramente poi il nostro discorso testosterone non si approfondisce su quelli che sono appunto tutti i meccanismi di trasformazione periferica del testosterone, della anche avidità dei recettori e dell'attività dei recettori stessi, per cui poi è un discorso che si complica e ci spiega anche il perché per alcune persone alcuni livelli di testosterone sono ottimali per un benessere psicofisico e non per altri. È anche un discorso di recettività e attività dei recettori. Per quanto riguarda il testosterone, il biologicamente attivo, ecco, se ci facessero questa domanda, per non rimanere senza una risposta molto diretta, essenzialmente è il testosterone libero e il testosterone legato debolmente all'albumina, perché i due taxi che trasportano il testosterone sono l'SHBG e l'albumina. Nell'albumina il testosterone, come anche gli estrogeni, sono legati debolmente. Quindi la quota attiva di testosterone biologicamente attiva è quello libero e quello legato all'albumina. Ci sono dei test che permetterebbero in maniera dettagliata, se ben fatti ed accurati, di conoscere la quota libera di testosterone. I test salivari: nella saliva non abbiamo l'SHBG e quindi un test salivare potrebbe permettere di dosare il testosterone libero, e lo consiglio magari in condizioni in cui vi è il terrore di eseguire un prelievo, di impossibilità di eseguire un prelievo, anche appunto nei giovani, nei molto giovani, nei bambini, dove l'approccio chiaramente con il prelievo può essere devastante. In questo modo possiamo non traumatizzare la persona e avere comunque i valori di, quando serve per motivi diagnostici molto fini, i livelli di testosterone libero. Sull'SHBG varia tantissimo, varia a mio parere anche a quanto proprio il corpo ha necessità in quel momento di veicolare o meno il testosterone, per cui è un po' una rincorsa. Noi ci adattiamo all'SHBG e l'SHBG si adatta al testosterone, per cui penso trovare un equilibrio sia molto complesso.
tende a ridursi in alcune condizioni. La terapia con androgeni e progesinici abbassa l'SHBG. Malattie epatiche abbassano l'SHBG che è prodotto nel fegato, mentre invece malattie tiroidee dall'ipo all'ipertiroidismo possono aumentare l'SHBG. SHBG che aumenta anche nell'età anziana. L'anziano spesso, l'ultra sessantenne, il sessantacinquenne, ha spesso livelli molto più alti di SHBG rispetto agli anni precedenti. L'obesità abbassa i livelli di SHBG, quindi sono quei quadri particolari dove magari la persona obesa ha un testosterone totale libero e un testosterone totale, voglio dire, basso, aromatizza, lo sappiamo per quale motivo, però magari presenta una quota di libero normale perché le sue SHBG sono basse. Bene, piccoli consigli che possono essere utili specialmente per le persone che stanno facendo il percorso in TRT. Io vado poi sulla praticità. I numeri sono fondamentali, a mio parere, più quelli che sono l'assetto lipidico, l'assetto epatico, il sistema emocoagulativo. Chiaramente i livelli ormonali sono importanti per capire se la sostanza che stiamo utilizzando fa la sua azione, ma non ancoriamoci in maniera assoluta ai livelli che leggiamo, gli estrogeni, il testosterone. Vediamo molto i sintomi, la persona deve trovare un beneficio psicofisico e quindi vuol dire che la terapia sta funzionando. Poi gli esami sono chiaramente un riflesso della veridicità della terapia, ma viviamo molto, una volta chiaramente fatta la diagnosi e quindi iniziato un percorso a scopo terapeutico, viviamo molto anche delle sensazioni e dei sintomi che ognuno di noi ha con il trattamento ormonale sostitutivo. Bene, con questo vi saluto e scusate se i video sono più rari, ma il tempo è poco, però sicuramente almeno un contributo settimanale spero di darlo. Vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo alla prossima occasione.